E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo Duende con Apple Zane. Oggi andiamo a fare un altro unboxing vintage. Però mi avrà truffato eBay stavolta? Andiamo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZane, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZane.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane ed anche la più scaricata d'Italia. È disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad e vi ricordo inoltre che per assistenza, consigli, offerte, eccetera, eccetera, potete trovarmi su Instagram, Mirko-Zane, e ovviamente vi risponderò. Ma andiamo al video di oggi, ragazzi. Ora, io ho fatto un altro esperimento. Io intanto volevo spiegarvi, prima di mostrarvi l'unboxing di questo pacco, volevo spiegarvi come funziona il mio metodo per trovare oggetti vintage, anche perché un sacco mi hanno chiesto: Mirko, ma come fai? Come fai? Dove li becchi? Dove li trovi? E io vi spiegherò il metodo. Ovviamente non abusatene, perché effettivamente si rischia, però io lo faccio perché voglio portarvi un contenuto ottimale e voglio anche qualche oggetto vintage Apple. Ora, in pratica io utilizzo eBay, io faccio acquisti meno probabili che siano, diciamo, ottimali, nel senso che non mi truffino. Vi spiego meglio. Su eBay ogni venditore ha dei feedback. I feedback attestano che quel venditore è affidabile oppure no. Ma ci sono tantissimi casi di persone, ad esempio, appena iscritte ad eBay, che pur non avendo feedback sono oneste e vogliono vendere prodotti usati o all'asta. E quindi io mi appoggio proprio a quelle persone. Io rischio, pago sempre con PayPal e acquisto prodotti da persone che hanno zero feedback o un feedback, 5 feedback, 10 feedback e non migliaia. Questo cosa comporta? Che nella stragrande maggioranza dei casi uno può essere truffato. Il problema è che non mi possono truffare perché eBay mi tutela insieme a PayPal e rimborsano me del valore che mi hanno, ad esempio, truffato e sottraggono alla persona che mi ha truffato dal suo conto il valore disattivando il conto. Quindi io in qualsiasi caso sono sempre e comunque tutelato. Ed è per questo che quando io faccio questi unboxing io non so ancora cosa c'è qui dentro. Ed infatti qui dentro c'è qualcosa che secondo me potrebbe anche essere una truffa. L'ho preso da un venditore con zero feedback e dovrebbe essere quello che il titolo può spoilerare, ovvero un iPhone 3G. Quindi lo andremo a scoprire fra poco insieme, ma bando alle ciance, andiamo subito a fare l'unboxing. Allora ragazzi, eccoci qui. Premesso quello che vi ho detto già nella prima parte del video, andiamo a vedere se stavolta mi hanno truffato o meno. Ho già provveduto a sradicare il mio indirizzo così qualcuno di voi furbetto non lo becca e andiamo ad aprire sto pacco. Ora, dovrebbe essere un iPhone 3GS compreso di scatola ori... Sì, 3GS, 3G volevo dire, compreso di scatola originale. Vediamo se dovrò richiedere un rimborso a PayPal oppure no. Lo scopriremo fra un attimo. Allora, un attimo che apro il pacco. Ok, poi ovviamente disinfetterò tutto, il pacco all'esterno è già stato disinfettato. Allora, io metto un attimo di lato il pacco, classico lancio, perfetto, e vedo già una scatola, sembrerebbe quella di un iPhone, quindi andiamola, anzi no, è già aperta, ok, iPhone 3G, sento peso al suo interno. Allora, la scatola direi, bah, in buono stato, pensavo peggio, versione da 8 GB, e andiamo a vedere se effettivamente c'è questo iPhone da aggiungere alla mia collezione oppure no. Allora, apriamo, mettiamo di lato la scatola. Ok, c'è un iPhone ed è proprio lui. Sì, sapevo che fosse un po' rovinato, come possiamo vedere, però io intanto voglio la base all'interno della mia collezione e se non erro, se non ricordo male, dovrebbe anche funzionare forse. Se non erro, boh, non lo so. Questo forse ve lo farò sapere quando lo metterò sotto carica, no? Non lo so, non mi ricordo se funzionava o meno, anche perché in questo periodo ho comprato tanti oggetti vintage, quindi. Ah, ma ci sono anche gli accessori originali con la presa non italiana, perché non è italiano questo iPhone, con il cavo, con l'alimentatore da presa pure e l'adattatore. Ma questo non lo sapevo, ottimo. Vediamo se ci sono anche gli adesivi. Impazzisco, graffetto originale.
Questo cos'è? Ah, ok, c'è il seriale col numero di telefono del tizio, quindi lo censuro. Questo cos'è? Una pellicola? Adesivi? No, adesivi non ce n'è. È peccato, peccato. Ci ho sperato. Quindi, ragazzi, stavolta è andato tutto bene, mi sa. Cioè, quest'iPhone è arrivato e... E come è descritto nell'annuncio, quindi se volete rischiate, provate a vedere se effettivamente c'è la possibilità di utilizzare questo metodo per provare quelle povere persone che mettono gli annunci con zero feedback, che purtroppo hanno un account appena creato, quindi non lo so, date fiducia al prossimo. Io ogni tanto lo do, ogni tanto mi fregano, però ogni tanto riesce bene, no? Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.